Sono molte e celebri le immagini della città ideale, così come essa venne concepita e sognata nel Rinascimento. La città dell'utopia nella quale l'uomo potesse vivere in armonia con se stesso e con la natura. Ma c'è un luogo in terra senese, in Val d'Orcia, a pochi chilometri da Montepulciano, in cui un grande papa, Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, questo sogno volle realizzarlo davvero. Mentre si recava alla dieta di Mantova, passò per il borgo di Corsignano, che sarebbe poi questo borgo qui. Pienza, la città di Pio. Inizialmente la ristrutturazione doveva riguardare solo la piazza centrale, ma poi l'idea che prese corpo fu quella di incastonare il centro rinascimentale nel gomitolo di stradine e di vicoli del vecchio borgo medievale. Fortunatamente per lui, del suo seguito faceva parte Leon Battista Alberti. E il Papa gli chiese di fare un progetto, un piano regolatore, il primo della storia, per costruire una città appunto ideale. Sorse così la cattedrale di ispirazione gotica, dalle proporzioni perfette, inondata di luce. Il Palazzo Piccolomini, maestoso, fu invece la residenza del Papa, con l'elegante portico ad arcate che cinge il cortile ed un loggiato dal quale lo sguardo abbraccia una vista spettacolare della Val d'Orcia. L'insieme regala una sensazione di equilibrio ed un'armonia che rendono questo luogo unico al mondo, meta privilegiata del turismo internazionale. Ma se a Pienza c'è la sua opera d'arte, è a Siena che il pontificato di Enea Silvio Piccolomini, abile diplomatico e fine letterato, viene glorificato. Un altro luogo di straordinario fascino, la libreria Piccolomini nel Duomo della città. È una sala interamente affrescata agli inizi del Cinquecento dal Pinturicchio, con il racconto degli episodi cruciali della vita di Pio II. Qui dentro il visitatore si sente avvolto dalla luminosità dei colori e dalla bellezza dei decori, ma anche dai disegni di gloria di un papa che ha lasciato un segno forte e profondo nella storia del Rinascimento italiano.